Buongiorno. C'è un po' di gente qua. Ah, ma ancora tu sei. Abbiamo fatto un casino, con la banca. Sei molto tifato, per l'arresto che hai fatto. Cos'è successo? Tuo fratello. Cosa ha fatto Ovviamente. stavolta? I giornali parlano solo della morte di Two Penny e, se non bastasse, qualcuno ha anche rubato le matrici delle banconote. Pensi sia opera di Jacob? Ne No. dubito. Ora, nessuno si fida della banca o della valuta inglese. Ci sarà l'inflazione, rivolte, le industrie andranno in America per risparmiare. In breve, l'Inghilterra è finita. Jacob, l'hai fatta proprio grossa. E se io riportassi le matrici alla banca? Beh, questo aiuterebbe. E poi metterebbe in discussione le storie sull'omicidio di Two Penny. E ritornerebbe la fiducia nell'economia. Allora è deciso. L'Inghilterra non crollerà. E se non ti dispiace, potresti distruggere le banconote false che vedi per non farle circolare. Giusto, eh. Ma certo. Giusto un lavoretto in più, ma sì, intanto. Ti sono molto grato dell'aiuto. Seguimi. Il denaro contraffatto viene speso in zona. Beh, se si può dire contraffatto, dato che hanno le matrici è impossibile distinguere le banconote vere dalle false. E quindi? Se si sapesse. Beh, ho già detto tutto. Se la gente non si fida della valuta. E ci sono già state rivolte. Frederick Aberline. Mi fido ciecamente di te. Ma com'è che l'ho individuato di preciso? Voi due, con me. Voglio protezione mentre vado a casa. Mi fate spassare? Fate passare? A parte che se sto così, sono un cavolo. Sono invisibile! No, non c'è nessuno qua. Ecco i falsari. Lascia che si rivoltino pure, tanto non gli rileviamo le matrici. Che differenza può fare? Non ha mica addosso del denaro, vero? Visto che abbiamo le matrici, quello è denaro vero. Esatto. Guarda, sto fermo in mezzo alla piazza. Sembra che tutta Londra si ribelli. Niente che ci riguardi. Come ha fatto Jacob a far vacillare la nostra economia? Papà aveva ragione. Prima agisce e poi pensa. Sempre che lo faccia. Oh cazzo. No, un altro pedinamento sul carro, no. Mi dai. Guida sto cazzo di carro! Sarai scema, eh! Cioè, se non ce la fai. Proteggete questo posto. Oh oh. Custodite questo posto come se fosse la Banca d'Inghilterra. Certo. Ho già penetrato la Banca d'Inghilterra in un secondo. Voi combatterete un po' tra di voi. No, non funziona contro quelli a livello 7. Scusate, infatti ho giusto potenziato tutto quello che mi era disponibile. Ok, purtroppo non era quello che volevo fare, ma ok, più o meno, è uguale. Voi combattete tra di voi, e io intanto vado a uccidere quelli all'interno. Buongiorno. Esca pure. Stanno ancora combattendo là fuori. Oh beh. Niente? Ah. Mio. Salve. Ora vanno riportate alla banca. E dove sarebbe il denaro? Ma là, bruciate un po'. Così. Vado via in un istante.
Perfetto, possiamo andarcene. Esatto, chiunque può entrare. Più o meno. Cioè, se qualcuno ti ammazza, sì che possono entrare. Prego, prego. Entrate uno alla volta, mi raccomando. Ma chi è qui? Come fate a riconoscermi? Su. Ma porca. Non mi posso fidare della folla, eh. E la folla se n'è andata. Ma intanto a me non me fa fregare di meno. Lei chi è? Vabbè, stia tranquilla. E io qui ci sono già entrato. Ero venuto a prendere una cassa. Che precisamente era là dietro. Dietro quel parapetto, però vabbè. Eccole. Sembrano come nuove. Eh sì. Soprattutto nessuno si accorgerà che l'abbiamo lasciata lì. Cioè, le avevamo perdute. Eh sì, ma erano lì davanti agli occhi, tranquilli. Cioè, siete un po' ceccati, ma va bene. Tutto a posto, va bene? A parte qualche uccisione. La stampa di Londra scrive che si è trattato di uno scherzo. Basta rivolte. La fiducia nella banca è tornata. Finalmente passerò una notte tranquilla. Ivi, cara, non so come ringraziarti. Dammi i soldi. Abbiamo evitato la catastrofe, sergente. È Jacob che dovrebbe ringraziarmi. Yeah! Arma da fuoco. Ma perché dovete rompermi i coglioni? Voi siete tutti a livello 8? Per fortuna che sono salito di livello. Tu stai tranquillo oppure li fermo, non fare un cazzo. Salve. Scusa, ricordami dove siamo diretti? C'era una lettera del principe consorte tra le carte di Lucidorn, con lo stesso simbolo della chiave, data 1847. Del 47? È l'anno in cui il principe ha restaurato Buckingham Palace. E ha aggiunto la cripta. E dato che in nessuna mappa del palazzo è segnalata una cripta segreta... Altezza, vi presento Miss Ivy Fry. Miss Fry, il Marajà Dulip Singh. Marajà? Piacere, Altezza. Ma che cazzo fa lì? Mio, così poi. I progetti siano stati rimossi. Rimossi? Da chi? Crawford Starrick. O da qualcuno dei suoi. Sì, intuivo che conosceste quel nome. So dove li ha messi. Ma ci sono le guardie. Questo non sarà un problema. Che? Lo immaginavo. Tu immagini tanto? Buono? Ci servirà un piano. Potrei distrarre le guardie finché tu non sarai all'interno. Oh, davvero? Per te, Ivy, questo ed altro. Bene, una volta dentro cercherò qualcuno che sappia dove sono i progetti. E poi ci vedremo sul treno. Morirai? Sta attento. Oh, non ti piaceva l'altro? E l'ostia. Che bella scena. C'è una campana, sì, quindi vedi non far cazzate. Andiamo intanto di ammazzare queste che mi stanno sui coglioni, eh.
Parla. Scusa, tu cosa stai a fare qui fermo? Qual è il piano? Al tuo segnale attirerò le guardie e poi userò una bomba fumogena per scappare. E io approfitterò della confusione. Pronto? Certo. Vai. Sei uscito dalla... Sì, vabbè, ma se gli fai attivare la... Sei un genio, eh. Non era un gran piano, cioè facevo prima da solo. Vuoi ammazzarlo? Sai che sei una merda. Non sono qui. Bene. Ma vaffanculo, va. Cioè, se c'è una campana, dovremmo battere prima la campana. Non credi? Guarda quante. Quelle là sono già nei guai da per loro. Madonna santa, non riesci manco a distrarli bene. Che sono, se non sono ancora ammazzati a vicenda. Ora sono tutti morti. Hop. Dove sono i progetti? Ah, dobbiamo chiedere a qualcuno, interessante. Attenti, è un'intrusa! Scusa, ma ho già massacrato tutti. Uno devo mantenervi vivo. È scomparso. Ok, uno ce n'è ancora. Buongiorno. Non so dove l'hanno portato. Portato chi? L'uomo, quello vestito come voi. Le guardie l'hanno preso. Harry. Cosa? I progetti rubati, dove sono? Di questo io non so niente. I progetti, la missione. Ma porca. Harry, sei completamente inutile. Ma ho anche paura che tu sia un templare sotto sotto. E chi cazzo siete l'ha preso? Del gruppo di Clara. Hanno il signor Harry. Erano in troppi. Io ne ho morso uno, però. L'hanno messo su una carrozza rossa. Era buono? Non saranno lontani, però. Una delle ruote stava già per staccarsi. Si vedono le tracce. Sono tutte storte. Bene. Mica palle, però. Ah, proprio così. La carrozza è quella, trovata. Ora... Buongiorno. Ah, mo devo uccidere con barili sospesi. Ma dove sono sti barili sospesi? Boh, li vede solo lui. Salve. Lei chi è? Scusa.
Ne devo parlare un secondo, quindi... Sì. Sì, hanno trascinato un tizio fuori dalla carrozza quando ha perso la ruota. Pare che abbia sbattuto la testa. Non so perché l'abbiano portato in chiesa, però l'hanno fatto. In chiesa? Ok. A parte che lo leggevo come non so cosa. Ma che cazzo vuoi? Pensavo di essere più veloce di te. Chi è che sta parlando? Oh! Boh. Ti vengo a prendere? Sì, anch'io. Oh beh. Io direi di scendere. Vuoi scendere? Grazie mille. Perfetto, ci siamo. Potevate mandarmi a chiamare. Non dovevate. Sì, sono Fry. Salve. Mi sa perché dove è andato quel coltellino, ma. Ciao. Messer inutile. Ma sai che io prendo prima la cassa e poi ti libero, perché sembri veramente inutile. Dai, ti libero. Perché non lo libero? Ivy, qualcuno è andato a spostare i progetti. Li hai presi? Come ti senti? Sto bene. Andiamo. Prima barcollava e poi fium, è andato. Che ne è dei progetti? Sono andati persi. Ora concentrati solo sulla fuga. Ostia. Ammazzo tutti alla velocità della luce, via. Che ma avete rotto il cazzo. Non ho ucciso passanti, che cazzo stai di? Chi è che mi sta sparando? Ammazza. Oh, hai rotto il cazzo. Dai, andiamo fuori. Harry, dal cazzo, tu e i tuoi problemi. Siamo fuori dalla zona. Beh? Ah, ok. Andrò alla cripta prima che trovino la sindone. Parleremo con il Marajà. Parlerò con il Marajà. Tu ora devi farti medicare. Mi spiace averti scombinato i piani. Sei una schiappa. Sul treno. Anche se trovi la cripta, non puoi entrare a Buckingham Palace da sola. Non sarò sola. Ci rivediamo sul treno, Grim. Fammi capire che sei una schiappa. No, eh.